Tipico avamposto costiero, la marina di Torre Suda rappresenta un interessante aggregato urbano per la qualità architettonica dei manufatti presenti in loco. Tra questi, di assoluta importanza storico-culturale ed architettonica, vi è la torre costiera denominata Torre Suda o Torre di Suda. Si pensa che ad un certo punto della storia locale, la torre di avvistamento terminò la sua funzione militare per essere trasformata, sigillata e usata come cisterna d'acqua per gli abitanti della frazione. In seguito alla traspirazione dell'acqua inglobata al suo interno, la torre sembrò sudare dalle pareti esterne, da qui il termine Suda. Molto suggestiva è anche la teoria secondo cui il nome Suda derivi da Udor, ossia acqua. Essa non sarebbe però quella presente un tempo nella torre, ma la foce di un corso d'acqua che era un tempo presente nella baia costiera di Suda. A partire dal 2012 è stato avviato un processo di rigenerazione urbana e territoriale nell'area adiacente alla torre costiera. Nasce così il giardino mediterraneo costiero, che permette ai frequentatori del posto di praticare sport a cielo aperto ed è fornito anche di un parco giochi per bambini. Tutta la costa della marina di Torre Suda è rocciosa, per lo più bassa e levigata, permettendo un facile accesso al mare. Le rocce della scogliera sono soggette al fenomeno del carsismo, che nel corso degli anni, con la sua incessante azione erosiva, ha contribuito alla formazione di piccole grotte, che riverberano il colore smeraldo del fondale cristallino. Tutto questo permette ai visitatori di godere di uno splendido panorama, assaporando il profumo della salsedine, mentre si è immersi tra la vegetazione della scogliera e il blu del mare cristallino.